ragazzi, l'ultima, si spera, parte del palazzo di ghiaccio. Prendiamo il Talion e via veloce adesso. Come usciremo dalla montagna arriverà il guardiano, subito sullo spiazzolino di neve. Il guardiano del Talion è un mostro mezzo aquila, mezzo gorilla, mezzo yeti. Eccolo laggiù. Qualche strana ragione però non lo punta, quindi io dico di andare con l'M16. Sta a vedere come ora metto l'M16, si avvicinerà. Si è bloccato. Ah, ecco, ora comincia ad avanzare. Con l'M16. Guarda quanti danni che gli fa! Ecco. Inutile che... Si rifugia lontano. Tanto qui non può salire, vero? Ecco, appunto, non mi può fare niente. Meno male! È la prima volta che uso questa strategia, ragazzi, perché di solito... Ecco, perché di solito lo combattevo andando al giro. Bene, il palazzo del ghiaccio è finito, ma siccome siamo già a un minuto, io direi di vedere anche la cutscene introduttiva al prossimo capitolo. Ovvero... Aspettate... Tanto non parlano, quindi posso parlare io. Ecco, Lara è appena uscita dal catacombe del Talion. Sempre quel sorriso cazzutissimo che ho adorato. Qualsiasi cosa fa, Lara l'affronta sempre con quel sorriso cazzuto. Ecco, ruba la Jeep di nascosto. E chiavi. E Ale! Si fa una bastardata in stile Conker proprio, eh. Questo brano è del primo Tomb Raider, quando c'è la situazione pericolosa con i nemici. Mamma mia, che nostalgia. No, via, io devo rifare anche il primo Tomb Raider. Che nostalgia questo brano, mamma mia. A me fa tornare in mente un sacco di nostalgia, quando ti attaccavano i lupi o tanti nemici. Seguimento sulle Jeep, ma ovviamente Lara l'ha spinta sempre, ecco perché ha fatto fuori il pilota. Ma termina sempre tutto con un'esplosione. No vabbè, non con un'esplosione. Eh sì, deve sempre terminare tutto con un'esplosione le cose che fa Lara. Vabbè. Chiama tranquilla, 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 eh? Solo il film si è spaventata quando ha sentito l'esplosione. Lara ce la fa. Ed è così che inizia ora veramente il capitolo successivo. Eccoci qua. È il penultimo, l'ultimo teoricamente capitolo del gioco. Il ritorno in Cina. Questo era il portone che avevamo visto nel primo livello. E ora che Lara ha il Talion lo può aprire. Con il Talion il portone reagisce e si apre, lasciandole l'accesso al tempio dell'Oxian, il luogo dove è custodito appunto il pugnale dell'Oxian, il manufatto che Lara sta cercando. Bene, ed eccoci qua ragazzi, ultimo teoricamente capitolo del gioco, il ritorno in Cina. Ed eccoci qua, Lara è anche tornata alla sua tenuta abituale, ma noi ci rivediamo alla prossima parte, con la prima parte di questo livello ostico, il Tempio dell'Oxian. Ciao!